Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Come forse avrete notato, c'è qualcuno qui di fianco a me, ma chi sarà mai? Ciao raga, che bello tutto questo green in questo video. Sono veramente in pandan, signore. Davvero. Benvenuta in questo magico canale, Grazie, incredibile, grazie. fantastico. E tra poco ti pentirai di quello che staremo per fare. Spero di no, però io sono pronta a tutto, pronta al rischio. Mi piace queste challenge così che mettono a dura prova il mio stomaco, però andiamo, dai. Allora, spieghiamo al pubblico a casa. Io sono stata alla Games Week e ho comprato un po' di snack, un po' asiatici, un po' americani, e ora li assaggeremo insieme per la tua gioia, che so che insomma non sei proprio una super amante di tutti gli No, snack. però insomma, dai, sì, sono pronta. Ok, vuoi partire dal dolce o dal salato? Scelga lei primo, le lascio questo onore. Dai, facciamo salato così come un vero pasto. Ah, ok, Salato giusto. e poi Ci ti sta. addolcisci a mangiata col Ci dolce. sta, vai, scelga. Guarda, io inizio con questo perché è la cosa che mi ispira di meno, così ce la leviamo subito perché c'è wasabi qualcosa. Allora, sono Io odio piselli al wasabi. gusto Che wasabi, però schifo. sono verde in tinta con noi, Beh, quindi, cioè, certo, però almeno non lo so, quello. io wasabi, cioè nel senso io l'ho assaggiato tipo 2 volte a caso, solo perché tipo ho preso un pezzo di sushi e dicevo, ma qualcuno ha messo del pesticida nel mio sushi o cosa? Ti giuro, Eh sì, pensavo, sa tipo di gas, di nocivo. non so, tipo di diserbante, cioè uno schifo, E guarda. quindi avremo dei bellissimi piselli al Vai, vai. wasabi. Vabbè, dai, l'odore non sa di pesticida. Sembrano delle fave schiacciate. Sì, hanno un aspetto, cioè non sembrano piselli in realtà. No, raga, che schifo. No. Molto piccanti, devo dire. No. Per No. me no, Un però. voto da 1 a 10? Ma meno 2 già. Davvero? Io Tu? 8. Già sono 8? strabuoni. Mi sa che abbiamo dei palati differenti. Vuoi alternare con un dolce? Stiamo sempre sul Non lo salato. so, guarda, fai tu, non mi fai queste domande che poi. Dai, smorziamo con del Vai. dolce. Ah, non ho specificato una cosa, tutti questi snack sono vegani. Mi sono proprio fatta la mega figura andare negli stand e dire scusa, ma ce n'hai qualcosa di vegano per me? Però sono stati tutti E gli stracarini, ora sono capito? vegani. Gli Oreo sono vegani, quelli classici lo sapevo. Ho contratto anche questi, e anche questi sono vegani. Abbiamo strawberry cheesecake, che di cheese non ha assolutamente nulla, e un happy birthday, che credo sia il gusto torta di Bello, e mi compleanno. sa che queste le ho assaggiate mille anni fa in un Sì. video. Io dico sempre, potrei fare il cosplay di un pomodoro. Mi faccio la faccia tutta rossa, i capelli sono il Perché non cespuglio. l'abbiamo ancora realizzata questa cosa? I could be red, I could be yellow, I could be blue, I could be purple. Sai che mi ha detto, non ne posso più di vedere quel video. È vero. Facciamo qualcosa per farla smettere, secondo No! me. Allora, dentro dovrebbe essere tipo rosino. Ecco, brava, mostri al pubblico a casa. Rosino, non Non si si capirà vede nulla dalla tanto. telecamera, ma fidatevi, è rosino. E non so cosa cambierà, vediamo. Io mangio così Vabbè. io. Sa tipo di qualcosa che ho già mangiato. Non capisco. Sa tipo di gelato. Beh, dai, non è male. Ma preferisco il classico, non Sì, posso però dire. non capisco cosa mi ricordi. Ah, però è gelato. Però Cioè. tipo super chimico, quello delle vaschette dei supermercati alla fragola, chimicissimo. Però non è eccessivamente dolce, devo dire. No, ci Pensavo mi sta. nauseassi di più. Mi sa anche un po' tipo di gomma da masticare. Ok, va bene. Quindi voto? Andiamo a Yen 6. Cioè, nel senso non li comprerei mai. Io 6 più. Così. Vabbè. Sulla fiducia. Quindi siamo preti male, però abbiamo un po' rimediato. Andiamo su una bibita. Vai. Ok, giallino o dragonbollino? Dragonbollino, vai. Ok. Faccio vedere sto drago. Allora, abbiamo questa Lo fantastica devo. lattina da un packaging molto interessante. Ed è, non lo so, un'acqua frizzante al sapore di uva bianca. Vabbè, in realtà a me piacciono le cose all'uva, perché di solito sono sempre quel sapore chimico che Sì. sa di uva, delizioso. Quella bianca senza semi? Spero non ci siano i semi. Non so se sia anche dolce. Se non è dolce questo, solo Sì. dall'odore. Cheers. Non batte, non sbatte, Buona. Ci sta un sacco. Buona. Non è troppo dolce? Non me ne farei mai una lattina No, intera. io sì. Sì. Lo ricomprerei. Oggi lo ricomprerò. Lo dico, lo faccio, Davvero? sì. Buona, ma veramente molto frizzante. Però sì, ci sta, raga. Oh, voto 9, ti dirò. Sì, la 9. sparo. Madonna, così generosa. Sì. No, io gli do un 7. Sei proprio come la maestra che odiavo alle elementari. Cioè, mi piace, ma non mi entusiasma, cioè, Ok, capito? potrebbe impegnarsi di più. Ha Potrebbe impegnare. Cioè, quell'altro mi ispira di più. studiato ma non si applica. Dai, io voglio questo. Come back to salato. Ok, questa roba. Questa non è l'alga nori, Eh mi sembra. sì, c'è scritto crispy sea snack, quindi penso sia semplicemente alga. Bene. Cioè, proprio così, credo. Che sta di mare? No, di plastica. Quindi sta Che di sta di mare. mare, esatto.
Che battuta triste. Fa ridere, ma fa anche riflettere. Ma io adoro. Ma potevi tipo preparare il riso, c'è un po' di avocadino, facciamo sì? Somaki. Ma guarda che bello, in trasparenza. Yeah, tipo una vetrata. Sì. Proviamoci. Oh, è buono. Sa di mare. No, sa di pesce. No, sa di pesce. No, di pesce. Sa proprio di quest'alga. Sa proprio di quest'alga. Cioè, l'alga è il sushi. Sì, però è mischiata con le altre cose. C'è un sacco di... C'è proprio di Porto, di Genova. Cioè, sa di mare proprio, non di pesce. Cioè, se lecchi uno scoglio, secondo me sa di questo. Senti anche la pipì dei bagnanti. Non lo so, mi traumatizza, sa troppo, mi ricorda troppo il pesce. No. Ma di quello proprio col sapore forte, non mi piace molto questa cosa. A me piace perché sa di mare. Cioè, la userei nelle ricette, però mangiato sì, così sì. Come snack non me la sento. No, così no, cioè sei pazzo. Io lo prendo tipo, cioè ci farei il sushi. Esatto, così. Sì. Però questo è proprio snack, capito? Cioè, proprio la gente se lo mangia così. No, quello è un po' esagerato. Io mi sono fatta sto foglietto e già sto a posto. No, io non lo finirò, credo, allora, sai. No. Voto 2 perché può essere poi utilizzato nelle ricette. Sì. No, io dai, 7.5. Abbiamo i palati differenti, l'abbiamo capito, ok. Andiamo avanti, adesso sì. Scegli tu. Io voglio proprio traumatizzarti, sai. Vai. Perché stiamo andando troppo bene. Hai comprato qualcosa al formaggio? No, 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 perché vegan, quindi ah, giusto, no, giusto. Questo ti sei salvata. Però voglio... Hai mai mangiato i mochi? Allora, l'ho mangiato una volta, mai più perché mi l'ho fatta cacare. Ma che gusto avevi provato? Non lo so, guarda. Allora, io per te, quest'oggi, ho scelto una box mista, così avevi anche più. Vediamo, più gusti ci sono. Abbiamo. Vai, no, dici sti flavors. Non ci sono scritti i flavors. Vabbè, te lo dico così a sentimento. Burro d'arachidi, sicuramente questo è burro d'arachidi. Matcha, ci scommetto quello che vuoi. Fagioli rossi, questo è al sesamo. Questo rosino lo scopriremo solo vivendo, mi sa. Vabbè, vai, non lo so, gli altri... Che queste cose con i gusti tipo al sesso, mi dico, ma è un dolce, è un salato? Sa soltanto quello che non è. Mi ricordo, mi ha un po' turbato la consistenza. È quello. E quello secondo me i mochi, cioè o li ami o li odi, proprio per la consistenza. Ma guardo! È un quadro praticamente, è un capolavoro. Sembra, non lo so cosa mi sembra. Una roba de lusso tipo mi sembra. Guarda proprio, vediamo quello che costano effettivamente. Costano tanto. Porca che... Ma perché quello sembra impanato? È quello gli arachidi. Oddio, mi sembra un nugget. Fagioli rossi, sesamo, arachidi, matcha e questo che non lo so. Io andrò sul non lo so perché tanto gli altri li ho già provati. Mi ispira, lo sai, sembra un culino. Andiamo sul non lo so. Perché vorrei andare su un gusto che conosco che mi piace. Ti piace il burro d'arachidi? È che è una di quelle cose che non capisco. Cioè le noccioline sono salate, ma perché è dolce? Cioè, ma ti dolce piace o non ti piace? Perché questo burro d'arachidi sai cosa va incontro. Va bene, aspetta, vado okay. In burro d'arachidi. Quello impanato? Quello impanato, raga, è una crocchetta in realtà. Sì, sembra tipo un nugget. No, raga, ma che... Proviamo? Vai! Io non lo mangio tutto insieme. Allora, l'interno è buono, che è puro d'arachidi. Ma che è sta roba gelatina, sa fuori? È riso glutinoso. Non capisco, perché la consistenza è di una caramella, tipo. Ma non ha un sapore così di una caramella. No, perché il fuori è tipo neutro. Non c'è niente. E fa tutto il ripieno, ma io questo non ho capito ancora di cosa sa. Non è neanche troppo forte, è abbastanza neutro. Comunque è meglio di quello che avevo mangiato l'altra volta. E mi sa che quello dell'altra volta era così, quindi al sesamo. Al sesamo è quello che mi piace meno tra tutti, ecco. Sinceramente. Proprio perché poi al sesamo anche sopra mi traumatizza un po'. Gli altri invece per ora tutti approved, buoni. Pensa che i mochi sono tra i miei dolci preferiti. Te lo giuro. No, vabbè. Impazzisco proprio. Volevo farteli assaggiare uno per tipo, però penso che avrò pietà di te. Voto 7. Allora, io darei 10. Sì, ma perché i mochi è. Però quello che ho assaggiato in particolare... No. Sì, ma non aveva molto senso, quindi farei tipo un 7, tipo dai. Facciamo salato. Ok. Io non ho capito bene. Credo siano delle... patatine piccanti al lime. Ok. Secondo me, guarda che potrebbero stupirci. Vabbè. Io ho grande fiducia, sinceramente. Hai scritto maestro. Mi sa il che maestro. Esperti. Non riuscirai a non essere hot. Non riuscirai. Sapore hot come noi. Forma sembra tipo stecche di cannella. Vero? Guarda, che cos'è? È vero. Allora, previsioni. Secondo me non saranno piccantissime, però saranno buone. Non lo so, io mi fido di questo maestro con i peperoncini. Okay. Quindi secondo me sono piccanti, però buone. Ok, va bene. Proviamo. Ok, hai ragione tu. Non sono piccante. No, per niente. Arriva dopo? No, non arriva. Maestro! Ma è vero, c'era il piccantometro. Sono buone, sono un botto di lime. A me le cose al lime limone piacciono tantissimo. Quindi... Molto buone. Cioè, per ora è la mia cosa preferita. Devi dare più di 7.5 allora. Mi do 9. No, vero? Mm-hmm. No, io sarei su 8. 8.5 anche.
Bravo maestro. Buono maestro. Non ci hai deluso, soltanto un pochino. Non riuscirei a non piccantarla. Vuoi farla impiccantarla? Ci rimane ancora una bibita e gli ultimi Oreo. Ma che è sta cosa? Praticamente, non conosci questa bibita? No. Arrivi però anche tu a dove vivi, insomma. Non in Giappone. Non in Giappone. A Milano. Ah, praticamente qui sarà un po' complicato da aprire senza fare casini. Speriamo che non schizzi tipo ovunque. Ha una pallina nel tappo. Okay. Che dobbiamo riuscire a schiacciare giù, già quella è un'impresa. E questa cosa scende e tipo lo rende frizzante, credo, una roba... Non lo so, però è molto carino da vedere. Okay. Cosa. Fa spettacolo, va fa bene. Show. Si vede? Si vede, si vede. Si vedono anche i nostri pigiami. Oh, non sono pigiami, raga, sono pantaloni divertenti. Devo riuscire a tirar giù questo coso. No, e... no, non fa... farlo con la nuova. Esatto. Ho veramente paura. Stavo dimenticando un passaggio. Quindi prima tanto toglierlo. L'esperta, non conosci questo? Sono che... una falsa. Togliamo questo e così adesso schiaccia. Sì. Ah, beh, sì. Ok, ho veramente paura. Ho veramente paura. Coach. Olè! Auguri! Grazie. Cioè, questa è la cosa. Sì, tutto qui. Ok. No, c'è una più camomillina. Io prevedo grandi cose, grandi soddisfazioni. Cheers. Sì. Buona. È tipo gazzosa al limone. E anche questa non è estremamente dolce. Buona questa. Ci sta un sacco. È meno dolce di quell'altro. Mi ricorda tipo in Svizzera c'è la gazzosa al mandarino. Mi ricorda quello. Sì. Mi ricorda quasi un po' l'accelerata. È vero. Però, pure. Anche il colore così. Sì, beh, qui posso stare tranquilla tipo su un 9. È vero, sì, 9. Sì, sì, è scialla. Un'accelerata tipo. Sì, sì, va bene, ha provato anche buonissimo questa. Buonissimo questa. Buonissimo, come si chiama? Hata. Quello. Hata deliziosa. Ok, siamo giunti all'ultima. Vai, dai. Ed è finita questa tortura. E torniamo sugli Oreo, anche perché, raga, di vegano, insomma, o gli Oreo, raga, andavo molto lontana. Al gusto birthday party. Sono pronto a fare un party. Cioè, sta proprio di bambini che festeggiano, il pagliaccio, palloncini, tutte palloncini queste cose. Che spadono. Esatto. Madonna, le feste che c'erano bambini che hanno paura dei palloncini. Io. Tu hai paura dei palloncini. Sì. Una volta un pagliaccio me l'ha fatto esplodere uno in mano e da lì ho il trauma dei pagliacci. Vabbè, ho capito, però così. Manco a far così, però, eh. No, infatti. Beh, l'odore sa di compleanno, eh. Effettivamente, proprio di sudore. Sì. Non sento questa festa io. Dov'è il divertimento? Dov'è la musica? Ma scusa, ma che differenza c'è con quelli classici? Cioè sono uguali, precisi, non cambia nulla. Il packaging. Sì, hanno soltanto i puntini colorati dentro. Ma raga, vi giuro, il sapore è lo stesso identico. Non lo so, cioè sono buoni, quindi non gli darei un'insufficienza. Però mi limito a un 6 perché mi aspettavo di più, ecco. Mi hanno un po' delusa. Non abbiamo visto i palloncini. No. E invece, ma io do sì, anch'io, se ammetto, da. Beh, così. Ok, beh. Sì, dai. E abbiamo finito. Wow. È veramente stato peggio o meglio di come ti immaginavi? Meglio, diciamo che la cosa peggiore è stata la prima. Siamo partiti una malissima. Però ho capito perché ti ho detto, ci siamo levata subito. Sì, infatti. Poi stava tutto in discesa. Allora, io solitamente quando concludo il video scelgo un hashtag. Vai. Finale da far scrivere nei commenti. Che può essere una cosa che c'entra, una cosa che non c'entra, la prima cosa che ti viene in mente. Quindi le lascio l'onore di scegliere l'hashtag della fine. Oddio. Hashtag sapore di scoglio. Ci sta. Ci sta. Ci sta, va benissimo. Quindi hashtag sapore di scoglio, scrivetelo qui sotto nei commenti. Grazie per avermi ospitato. Scusa, sono un po' stanca, però insomma è domenica mattina. Però mi ha fatto super piacere. Grazie mille a lei per aver partecipato. Era anche da tanto che non facevo video così, che mi assaggio, un throwback time. Sì, sì, infatti. Ovviamente in descrizione troverete tutti i suoi link, ma penso che insomma già tutti la seguite. Se non lo fate siete delle persone orribili, ma potete rimediare. Sul suo canale poi troverete un altro video che abbiamo fatto insieme. Non so se uscirà prima, dopo, non lo so. Arriverà. Aggiornamenti su Instagram, ok? Così almeno siamo sicuri. E fine. Quindi in descrizione poi gli lascio i tuoi link, i miei link, Instagram, Twitch, TikTok, tutte cose. E vi ringraziamo tantissimo per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao raga, ciao. Tan tan tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tan.